Good afternoon, guys! Buongiorno a tutti! Buon pomeriggio, siamo ancora con Flavio Livio Marchetto, fondatore del canale Vexillum Channel. Oh, l'avevamo visto l'altra volta, eravamo andati insieme a lui presso il fiume Vizzola Ticino. Ci ha spiegato un attimo che cos'è e di che cosa si occupa. Ricordo ancora, si occupa di vessillologia e si occupa di storia. A proposito, Flavio, dove siamo ora? Allora, noi in questo momento siamo in un bel posto storico di Milano, che diciamo pochi magari conoscono. Che si chiama? Si chiama Villa Scheibler, esattamente. Siamo in zona Quarto Giaro. Ok, ok. Ci puoi raccontare qualcosa della Villa Scheibler ai nostri amici, visto che non siamo né alle Bahamas né siamo in qualche riserva storica, ma siamo semplicemente a Milano, zona Quarto Giaro. Allora, a me piace conoscere i luoghi che sono attorno a noi, più prossimi, poi dopo mi piace spostarmi molto più in là. Ecco, come vedete, questo bellissimo edificio che c'è alle spalle, dalle linee si riesce a capire che è molto antico. Fate conto che questo qui è barocco, lo si distingue anche dal fatto che gli archi sono ribassati e poi ci sono le colonne binate, vale dire coppie di colonne. Okay. Questo edificio quindi si può dire che risale al periodo spagnolo, però il suo nucleo principale, iniziale, addirittura è della fine del 1400. Addirittura, caspita, nel bel mezzo di Milano, nel bel mezzo dell'area Quarto Giaro, sì. Incredibile. E questo era un casotto di caccia. Fate conto che da qua verso il castello Sforzesco era tutto il famoso barco, proprio con la B si pronunciava, sulle cartine compare così. Il barco del castello, vale dire la riserva di caccia del Duca di Milano. Magnifico, dai, perfetto. Ci dai sempre e ci illumini in qualche modo da un punto di vista storico. Ma come vedremo, Flavio, la storia, la cultura va di pari passo anche alla spiritualità, e nel prossimo intervento condivideremo insieme dei pezzi tra yoga, vessillologia, storia e spiritualità. Con la mente e con il cuore vi ringraziamo e ci vediamo tra pochissimo.